The Show. Lei è Ludovica Pagani ed è la vittima del nostro scherzo. Per capire cosa l'abbia portata a fare questa faccia, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Siamo a Milano, The Hub, un hotel che abbiamo interamente cablato con microfoni spia e telecamere nascoste. Allora, un po' più a destra, inclinala, perfetta. Un dispiegamento di forze senza precedenti per The Show. L'obiettivo, uno solo. Ma per capirlo, facciamo un altro passo indietro. È il 2019 e avere un sito internet è il primo passo per affermare la propria presenza online, anche se sei un influencer seguitissima sui social, proprio come la vittima che abbiamo cercato per la nostra Candid, Ludovica Pagani, influencer da milioni di follower senza sito internet. E anche lei ci ha cercato per mesi. Già nel lontano agosto 2018 ci chiedeva di fare un prank insieme, una richiesta che abbiamo gentilmente ignorato anche una seconda volta a febbraio 2019. Ma non c'è due senza tre e Ludovica sta per apparire su The Show nell'inconsapevole ruolo della vittima. Per questo scherzo ci occorrerà un sito e noi lo abbiamo costruito utilizzando il fornitore di servizi internet GoDaddy. Lo riempiremo di informazioni personali sbagliate, curiosità su Ludovica inventate di sana pianta e l'hashtag I love my followers. Perché? Per scoprirlo adesso facciamo tre passi avanti. Ciao Ludovica! Ok, forse siamo andati un po' troppo avanti. Un passo indietro. Bellezza, ragazzi. Le caramelle. Ludovica è convinta di raggiungere l'hotel per uno shooting fotografico in compagnia di Valentina, sua manager e nostra complice. Ale, sta arrivando. Cioè, si muove la macchina. Quanto distanza? Una mezz'oretta. Ma non sa che il sito è andato online, facendo scattare la nostra trappola. Misteriosamente, il suo telefono comincerà a squillare senza sosta. Magari dopo ci mettiamo con calma e capiamo un attimo. Ma ci sono dei numeri, c'è lo sconosciuto che non ti ha chiamato. Questo perché non tutte le informazioni che abbiamo messo online erano false. Il numero di cellulare, ad esempio, è proprio il suo. Pronto? Tu sono bloccando le chiamate. Sì? Ludovica? No, non sono io. Non sono io il segnale. Delle ragazzine. Sì? Ludo? Sì. Ciao. No. Un telefono che squilla all'impazzata non è poi un grande dramma per un influencer come Ludovica Pagani. Del resto, il suo sito lo dice chiaramente. Grazie mille. I love my followers. E allora abbiamo preparato per lei un'attestazione di stima. Ludovica Pagani? Sì. Posso fare una foto con te? Molto più invadente. È bravissimo lui comunque, eh? Sì, sembra pazzo del vero. Grazie mille. Prego, grazie davvero. Ciao, scusami. Potrei anche... Ma solo un selfie per il nostro fan non basta. Grazie. Allora è vero quello che dicono su di te. Cosa? Sei stragentile. Ah, ci mancherebbe. Grazie, lei è gentile. Perché ragazzi, lei, I love my followers. Ciao. Il nostro sito comincia a produrre i suoi effetti sulla vita reale e sul soggiorno di Ludovica. Ma il peggio sta per accadere con l'ospitalità 2.0. Buonasera signorina Roberta Pagani, è un piacere averla qui. E lei è la prima influencer che viene a provare questa ospitalità 2.0. Noi siamo entusiasti davvero. Allora, le spiego un attimo in che cosa consiste. Noi abbiamo un algoritmo che prende ogni informazione proveniente dal web su di lei, che questo algoritmo la elabora e la trasforma in una scheda cliente, quindi con scritto tutto ciò che le piace, ciò che non le piace. Un'incredibile potenza di calcolo che prende tutte le tue informazioni online e le trasforma in ospitalità 2.0. E dove sarà andato a pescare le informazioni l'algoritmo? Proprio sul nostro sito. Questa scheda cliente viene trasformata nella sua esperienza. Dopo questa convincente spiegazione tecnica su un algoritmo inesistente, Ludovica a bocca. La truccatrice dovrebbe arrivare. Adesso poi comunque appena arriva ci pensiamo tutto noi. Buongiorno. Non resta che mettersi a proprio agio. La valigia la lasci pure qua che ci pensiamo noi. A voi. Ok, è andata. Nel frattempo Alessio e Alessandro cambiano regia, pronti a far impazzire l'influencer più amata dai social. Mi raccomando, fai una storia. Sì, sì, va bene. Ecco, sono entrata, guardate, accoglienza top.
Con le roselline c'è anche un bigliettino, adesso lo leggiamo. Le rose rosse sono proprio i suoi fiori preferiti. Per una volta il sito non sbaglia. Benvenuta Roberta, ecco magari questo pezzo non lo dico. Benvenuta Roberta. Perché Roberta? O forse sì. Questa storia dietro a me, ma io veramente sono all'inizio, raga. E fai bene ad esserlo, ma preparati Ludovica. Da questo momento l'algoritmo farà precipitare la situazione. Ma la mia valigia? Non ci mettono portando? Meno male che sì, in camera, se la, mi sentirei a disagio, portatela io, a fatta la portare a me. Ma che male, vero? Sì? Sì, salve, sono Ludovica, vi ho appena lasciato giù la valigia, mi avete detto che me la portavate in camera, ma non è ancora arrivata. Mi spiace, guardi, gestisce tutto l'algoritmo e io non sono la persona incaricata per le valigie. Sì. Mi dispiace. Lascio giù. Dove mi hai portato, Vale? Tu sei, sono via, queste cose qua, veramente. Mi dici che l'hanno venduta. In questo momento la valigia di un influencer viaggia sballottata da una stanza all'altra per colpa dell'algoritmo. Ma una piacevole sorpresa sta per bussare alla porta. Oh, grazie. Oh, Ludovica, sono ancora io, scusami. È che ho postato su Instagram la foto con te e mia cugina mi ha chiesto un audio. Sì? Posso? Ma come fai a sapere che cosa stai facendo? Scusa. Ho chiesto giù e me l'han detto. Cioè, ho chiesto. Vabbè, sì. Scusami se ti disturbo davvero. Come si chiama? Roberta. Ah. Ciao Roberta, ti mando un bacione grande. Grazie mille. Prego. Grazie. Ciao. Grazie ciao. Davvero, grazie di tutto. Ma normale una cosa del genere. No, ma quelli della terza che sono tutti così. Cosa che ti ho detto? Cosa che mi hai detto? Perché si fa meglio parlare alla sua cugina Roberta, ovviamente. Cioè, oggi sono Roberta, io. Tutti i nomi che ci sono nel mondo, Roberta. No, adesso ti chiami e li ribalti. Poi è una questione di sicurezza. No, è chiaro. Ma io non ci credo, ragazzi, questi sono pazzi. Alla valigia che manca e al fan che arriva fino alla tua stanza, la risposta è solo una. Ah, per l'algoritmo. Non è proprio consono come cosa. E hanno detto per l'algoritmo perché tu sei sempre così carina e disponibile. E quindi lui è stato carino, L'algoritmo avrà preso alla lettera l'hashtag I love my followers. Ma lo shooting è alle porte. Io non apro più, guarda. Dai, sarà la valigia. Così come la nostra truccatrice. Ciao, Stefania, piacere. Mentre Ludovica sarà sotto i ferri della nostra complice. Come sarai vestita? Ma bellissima domanda questa, perché mi ha perso la valigia. La manager Valentina andrà alla ricerca della valigia perduta, che è nella nostra stanza regia. Ciao, Lucia. Sta andando tutto secondo i piani. Adesso tu arrivi solo con questi. Aiuto, allora tu le dici. Il reception mi hanno detto che la tua valigia non si trova, adesso stiamo risolvendo. Nel frattempo loro mi hanno dato questi per dire se vogliamo iniziare a fare lo shooting con questi. Madre. Allora, mi hanno detto che stanno cercando la valigia. Cosa sono? E ci hanno dato questi per fare lo shooting. Allora, questo qui, dai. Iniziamo con questo, perché? Dai, no, fanno schifo. No, io faccio le foto con questi vestiti qua, adesso chiami e dici se non mi danno la valigia io vado via. E lo shooting, ciao. Il piano dei vestiti di riserva non ha funzionato e Valentina, da brava manager, si mette subito alla ricerca di una exit strategy. Ho perso davvero la valigia. Ma è vero. No, scherzo, perché l'ho trovato ballato. Adesso la valigia riapparirà. Ma mancherà un vestito. Lei non si accorge che manca? No, perché gli ho detto alla madre di metterlo lì. Ok, lei ha messo un vestito che non usa. Perfetto. Ok, questo daccelo noi. Scusati, il tuo problema dell'algoritmo. Esatto. Mamma mia, che ansia, ragazzi, un campanello un po' più tardi. Ah! Buona Roberta. No, sarebbe anche Ludovica. A questo punto del soggiorno tutta la gentilezza e la pacatezza dell'influencer crollano. Non avevo scherzato. Comunque, qualche se vuoi puoi prendere. Controllo un attimo che l'hanno guardato dentro per qualcosa, perché c'è. In questa situazione paradossale, Ludovica sembra non fidarsi più di nessuno. Ah, mi sono venuto a posto.
E l'unica consolazione è aver ritrovato la valigia e aver messo per sempre da parte i vestiti di riserva. Le prove per lo shooting possono cominciare. Ad aspettarla ci sarà Riccardo, nostro complice. Ciao, piacere, Riccardo. E i vestiti di riserva. Quelli non li devi indossare, quelli? No. Non li devi indossare, ok. Bella domanda. La risposta sta per arrivare. Sì, intanto facciamo una prova di luci. Ecco la risposta. Signorina Pagani, scusi il disturbo di nuovo, ma c'è il direttore che voleva conoscerla, non potevo dirle di no. Direttore. Ludovica carissima. Vi ricordate dove l'avevamo già visto? Poi comunque appena arriva ci pensiamo tutto noi. Buongiorno. Ecco il direttore dell'hotel, perfettamente a suo agio. In asciugamano e abbondante sudore. Ma salve, com'è? Spero che si trova bene qui da noi. I vestiti, la pisti, quelli che le ho fatte dare? Ah, me le sono piaciute. Ma almeno sono belli? Ah. Sono contento perché quelli erano i vestiti di mia moglie, purtroppo è mancata 2 anni fa. Però. Bene, vi lascio lavorare e di nuovo, a dopo. Salve, salve. La frittata è fatta. La disponibilissima e sempre positiva influencer di Bergamo non ha dato ascolto ai consigli dell'algoritmo e rifiutando i vestiti ha ferito i sentimenti di un grande follower. Permesso accordato. Ti aspettiamo in stanza, Ludovica. Dove nel frattempo abbiamo fatto indossare al fan invadente il vestito preso in prestito prima e lo abbiamo fatto accomodare al buio nell'armadio. E dai, adesso capiamo che vestito metterti. La domanda che si fa a ogni influencer che si rispetti, anche i The Show, con il loro armadio sempre pieno di sorprese. Luda! 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 Ti prego, mi mandi, mi fai un altro audio, ti prego, per favore, ti prego, Ludo, Ludo, Ludo. Servizio in camera. Servizio in camera. Servizio in camera, ci hanno detto che c'era. Dove è andata? Ah, È in bagno? Signorina? Servizio in camera. Ludo, Ludo. Apri, Ludo. Ludo. Apri. Ci hanno detto che era sporca la camera. C'è il mio vestito questo. Sì. Devo dire che gli sta bene però, nel senso. Però scusa, non ti sono piaciuti i vestiti che ti abbiamo proposto? Ma dove l'hai preso? Ma è innocuo, non è un pazzo scatenato, eh. Poverino, anzi era preoccupato. Tra l'altro se posso gli sta molto bene il vestito, eh. No, infatti l'ho detto anch'io, glielo lasci. Ma lui anche fa parte del set. Sì, sì, tutto quello che ti è successo. Dai, abbraccio, dai, poverino, dai, abbracciatemi, dai. Il sudore era olio. Però hai sbagliato in una cosa nella tua vita, non hai un sito online. Molto grave. Sì. Cioè, tu hai capito l'algoritmo? No. L'algoritmo crea tutte le esperienze in base a quello che tu scrivi sul sito. Il computer? Ma cos'è questo algoritmo? Vede cosa ti piace sul sito e te lo fa trovare. Solo che siccome il sito te l'abbiamo fatto noi, siccome tu non ce l'avevi, abbiamo scritto noi cosa ti piace. Per questo è successo tutto questo. Questo è il fantastico sito che abbiamo fatto noi. Non so se ti piace l'hashtag che abbiamo scelto per te. I love my followers. Infatti, per questo che lui ti ha tartassato tutto questo tempo. No. Cioè, anche il numero di telefono. Tu oggi hai ricevuto delle chiamate? Sì. Erano quelli che hanno trovato il tuo numero sul sito. Cioè, che però noi tutti quelli che ci sono qua, tutti comunque. Li ha notato, non riuscivamo più a chiamare. Comunque, aspetta, questo sito qua noi te lo regaliamo, lo modifichi come vuoi, togliendo le informazioni che vuoi. Esatto. Il sito è vero, è stato fornito da GoDaddy. C'è una morale dietro tutto questo, che nel 2019 non può essere senza sito. Cioè, c'è tutti i social, ma serve anche il sito. Avete ragione. No, meno male, facciamo un applauso. Ragazzi, ascoltatemi bene, lasciate un like perché a 150.000 like proveremo a organizzare un altro scherzo ai danni di un influencer, di una personalità del web. Anzi, scriveteci nei commenti a chi farlo, chi volete vedere sotto le nostre grinfie. Scrivetecelo qui sotto. E nel frattempo ringraziamo GoDaddy per averci aiutato a realizzare il sito di Ludovica, che nel frattempo è stato modificato togliendo il numero, perché sennò I love my follower sempre, 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 comunque. Questa di oggi è solo l'ultima candid che abbiamo realizzato insieme agli amici di GoDaddy. Beh, quanti ricordi. Paolino l'idraulico, che bello, scolacco in faccia, il DJ set in bagno, Cestigliano sulla mano, Gommix, come dimenticarsi di Gommix. Un sacco di avventure, ma una sola morale: una vera impresa deve avere un
sito internet. Assolutamente, tante sono le vere imprese, le vostre imprese che hanno seguito il nostro insegnamento e hanno partecipato al concorso Vere Imprese registrando un dominio su godaddy.com. Adesso siamo nelle fasi finali, soltanto 3 di queste vere imprese si porteranno a casa il premio di 20.000 euro da investire in un piano di comunicazione professionale gestito da Alchemy. Una vera, vera impresa, vera, che potete votare sul sito vereimprese.it, quindi votate. Trovate il link in descrizione, sì, insomma. Non per noi. No, no. Noi ci vediamo con il prossimo video.